Gentili amici, cari telespettatori, eccoci come di consueto al nostro appuntamento dell'Altra Voce. Speriamo sempre che si aggiungano nuovi telespettatori e voglio ricordarvi che l'Altra Voce è la trasmissione dei pastori evangelici appartenenti all'associazione, al Comitato Evangelistico di Gesù Nostra Certezza dell'Interland Napoletano. Beh, in questa trasmissione avremo un ospite di passaggio, di occasione, ve lo presenterò fra poco. Voglio ricordarvi che siamo alla quinta trasmissione della serie che abbiamo intitolata La Bibbia, parola di Dio, e come sottotitolo di questa trasmissione abbiamo uno sguardo alle profezie della Bibbia. Ma consentitemi prima di potervi presentare i pastori e gli anziani, in questo caso c'è anche un anziano presente in questa trasmissione. Sulla mia sinistra il pastore Michele Passaretti, abbiamo ancora ecco, l'ospite di passaggio, il pastore Giuseppe Infantino che viene da Comitini in provincia di Agrigento e diamo un benvenuto nel nostro salottino dell'Altra Voce. Sicuramente i telespettatori potranno apprezzare il ministero anche del pastore Infantino. E abbiamo il anziano, giovane anziano, lo spieghiamo sempre perché sentire parlare di anziano e poi vederlo giovane, è Elpidio Pezzella. E anziano è una qualifica spirituale che troviamo nella parola di Dio. Detto questo, abbiamo avuto già le trasmissioni precedenti su cui abbiamo cercato in maniera pratica, semplice, di permettere anche a chi magari non si è mai accostato diciamo, a quello che è l'argomento Bibbia nel suo aspetto, abbiamo cercato di dare un contributo e un contributo preciso. Anche se ripeto, nella semplicità. Lo faremo anche in questa occasione. E allora, a tal riguardo, rivolgo la prima domanda al pastore Michele Passaretti. Cominciamo a dire cosa intendiamo per libri profetici. Sì, qui dobbiamo entrare un pochettino in quel territorio della teologia biblica, però noi non vogliamo assolutamente tediare i nostri telespettatori con nozioni, come diceva poc'anzi il pastore Remo, con nozioni tecniche. Noi ci limitiamo a dire che innanzitutto l'Antico Testamento, quindi la Bibbia degli ebrei, anche nel linguaggio comune veniva distinto in tre categorie: la legge, quindi i primi libri che furono scritti appunto da Mosè, la legge, i profeti e poi c'erano dei testi agiografi. Però la distinzione più comunemente, anche quella riferita da Gesù nel Vangelo, era appunto Mosè e i profeti, la legge e i profeti. Nei libri dei profetici dei profeti o libri profetici c'erano appunto i testi scritti dagli antichi profeti di Israele. Avremmo sicuramente sentito parlare del profeta Isaia, del profeta Ezechiele, del profeta Daniele e tanti altri profeti minori. Con il Nuovo Testamento questa distinzione ormai viene superata, non c'è più, e piuttosto il Nuovo Testamento viene genericamente classificato tra i Vangeli e le Epistole. Questa è la distinzione. La prima parte, appunto, sono elencati i quattro Evangeli, redatti dai quattro evangelisti, e poi tutte quante le epistole di cui abbiamo già parlato in una precedente trasmissione. In ultimo c'è un libro, ecco, questo lo potremmo definire anch'esso profetico o forse più precisamente scatologico, che è il libro dell'Apocalisse. È probabilmente uno dei libri che incuriosisce di più le persone che non hanno dimestichezza con le scritture, forse perché la parola Apocalisse o Apocalittica è fortemente usata nei nostri giorni e incute anche qualche preoccupazione. Ma invece è un libro che, dove sono raccolte, è vero, tante profezie e possiamo sicuramente ritenerlo, classificarlo come un libro profetico del Nuovo Testamento. Bene, allora, fatta questa introduzione, adesso man mano penetriamo nell'argomento e al pastore Giuseppe Infantino gli chiediamo quali sono i temi profetici del Vangelo. Il Vangelo. I Vangeli sono ciò che Gesù Cristo ha fatto, parlano di quello che Gesù Cristo ha fatto, descrivono la vita di Gesù Cristo.
ma non meno Gesù Cristo stesso parla di quello che doveva avvenire, di quello che doveva succedere. Per esempio, se noi andiamo un attimino a vedere nel Vangelo di Matteo, troviamo un sermone di Gesù Cristo che è prettamente profetico, no? Lì Gesù Cristo parla di diversi aspetti di quello che doveva avvenire. In un certo punto parla di se stesso, citando il Tempio che doveva essere diroccato e che in 3 giorni doveva essere così ricostruito. Per altri aspetti parla pure di quello che la Chiesa doveva patire. Sto parlando della Chiesa, della prima Chiesa, e di quello che sarebbe avvenuto dopo la prima Chiesa, quindi sto parlando anche di noi, e poi alla fine parla della Chiesa gloriosa, della Chiesa che alla venuta del nostro Signore Gesù Cristo sarà portata via con Lui. Volevo così citare che tutti i 4 evangelisti comunque citano questo aspetto di Gesù Cristo. E lui stesso comunque si definisce profeta. Gesù Cristo non era solo il figlio di Dio, non era un vero uomo e un vero Dio, ma era anche profeta. Voglio così citare un contesto, una scena. Ci troviamo lì nella sinagoga di Nazareth, quando Gesù Cristo parla di se stesso e rischia la lapidazione, perché lui considera realizzata una profezia del profeta Isaia, no? Poi alla fine, quando qualcuno lo voleva lapidare, lui stesso si definisce profeta, dicendo che nessun profeta è bene accetto a casa propria. Quindi credo che i Vangeli, soprattutto nella bocca di Gesù Cristo, lasciano trasparire proprio questo aspetto profetico di quello che deve avvenire proprio per quanto riguarda la Chiesa, per quanto riguarda il futuro della Chiesa. Bene, ringraziamo per questo intervento e continuiamo, voglio continuare su questo tema rivolgendomi a Elpidio, all'anziano Elpidio Pezzella. Cosa possiamo dire sul ritorno di Gesù Cristo? Questo è uno degli argomenti più belli per la Chiesa del Signore Gesù. Ed anche in considerazione del contenuto biblico è da sottolineare il fatto che solo nel Nuovo Testamento questo evento è citato ben oltre 300 volte, a testimoniare proprio dell'importanza che ha a che fare con la fede cristiana. Per molti, anche pseudo cristiani, il cristianesimo è credere nella morte e nella resurrezione del Signore Gesù. Quando si parla poi del ritorno si tocca un argomento per molti sconosciuto, un qualcosa di indecifrabile. Eppure la parola di Dio, la Bibbia, è molto chiara anche su questo evento. A tal proposito l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, ci dà 2 riferimenti in ben 2 lettere rivolte ai Tessalonicesi. Mi permetto di fare un po' di lettura biblica leggendo dal capitolo 4 della prima epistola ai Tessalonicesi, dove è scritto: «Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è resuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con Lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole». Sembra una descrizione di un film di fantascienza, di un qualcosa di anormale, eppure questa è scrittura che risale a circa 2000 anni fa, quando alla Chiesa, da parte dell'Apostolo Paolo, veniva dato questo comandamento, innanzitutto di non essere ignoranti su quello che è il ritorno del Signore, di tenere ben presente quello che è un evento che dovrebbe accompagnare la vita di tutti i giorni e la vita di ciascun credente, sapere
che è stato promesso, così come lo stesso Giuseppe a dire ai discepoli: io vado innanzi a prepararvi un luogo affinché dove sono io siate anche voi. E l'ingresso in questo luogo sarà permesso proprio con il ritorno del Signore Gesù, quello che è conosciuto come la seconda venuta di Cristo. Noi oggi, Chiesa cristiana, crediamo e aspettiamo quella che è la seconda venuta del Signore. L'Apostolo Paolo traccia dei lineamenti ben precisi, dice: non vi preoccupate per coloro che si sono addormentati, riferendosi a coloro che sono morti nei tempi trascorsi, che moriranno nel presente e che moriranno ancora nei tempi futuri precedenti al ritorno del Signore, perché dice: nel momento in cui il Signore ritornerà, il suo ritorno sarà preannunciato da uno squillo di tromba. Come sarà questo suono di tromba per noi non c'è dato di conoscere, però c'è questa descrizione: il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo primieramente saranno risvegliati, saranno resuscitati, e coloro che sono in vita, dice la scrittura, una vecchia traduzione, la traduzione di Teodati dice: in un batter d'occhio coloro che sono in vita andranno nell'aria a scontrarsi, ad incontrare il Signore Gesù. Nel capitolo successivo, meglio nell'epistola successiva, questo evento sarà preceduto, secondo la descrizione dell'Apostolo Paolo, dalla manifestazione dell'Anticristo. Per cui quello che è l'insegnamento che ha a che fare con il ritorno del Signore ha nell'insegnamento scritturale molto più di un particolare. Infatti nel capitolo 2, sempre l'Apostolo Paolo scrive: vi preghiamo riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento, quindi al nostro incontro con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Sicuramente qualcuno dei nostri telespettatori starà collegando questa descrizione ad eventi trascorsi. Infatti, nei tempi passati, tante volte, davanti a particolari eventi storici, dinanzi a delle figure che si sono erette al posto di Dio, la Chiesa che era in vita sperava e credeva che forse quello era l'Anticristo, e non guardando a quell'evento come per timore dell'Anticristo, ma pensando immediatamente a quello che sarebbe stato dopo la manifestazione dell'Anticristo. Naturalmente tutto quello che è l'argomento sulla seconda venuta del Signore non lo possiamo estinguere in 5-10 minuti o nell'arco di questa intera trasmissione, però possono questi essere degli input per incentivare i nostri telespettatori a un confronto con la parola di Dio, con la scrittura, che è certamente il più valido testimone di questo argomento. Stavo riflettendo sulle trombe di Dio. Non sono le trombe degli uomini, ovviamente. Sappiamo che già la voce di Dio è simile al suono di molte acque, dice la scrittura. Quindi potete dire: figuriamoci le trombe. Beh, io invece intendo ora dare una domanda un po', diciamo, un po' particolare, un po' pesante, al pastore Giuseppe Infantino. Ne approfittiamo proprio che lui è un po' più giù rispetto a noi come ubicazione geografica, e voglio riferirmi a quello che molti potrebbero pensare, che siamo fra quelli che vogliamo strumentalizzare certe cose. Noi strumentalizziamo certe cose, non vogliamo intimorire per certi avvenimenti per poterne trarne poi una, diciamo pure un interesse religioso. Assolutamente no, ma sono fatti che ci sono. Gli eventi catastrofici degli ultimi mesi hanno a che fare con le profezie bibliche? Beh, partiamo da un principio, che noi non vogliamo assolutamente né creare allarmismo né panico ai nostri cari telespettatori. Però è bene che ognuno sappia che la Bibbia parla di alcuni eventi che negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, dovranno avvenire. Se partiamo dalla considerazione che il profeta Isaia
parla di un'ultima ora e che dal tempo in cui è vissuto il profeta Isaia ad oggi sono trascorsi centinaia di anni, per non dire migliaia di anni, chissà quale momento di quest'ultima ora noi stiamo vivendo, forse un minuto, forse ci rimane qualche altro secondo, non lo sappiamo. Comunque dobbiamo un attimino riflettere su questo, perché, ribadisco, stiamo vivendo l'ultima ora. E la Bibbia, a proposito di questi tempi, parla di alcune cose che dovranno avvenire. Che ne so, al capitolo 21 di Luca, l'Evangelista mette sulla bocca di Gesù il fatto che negli ultimi tempi si leveranno nazioni contro nazioni, che in più posti della terra avverranno terremoti, insomma ogni genere di catastrofe o disastro. Però ribadisco, non voglio e non vogliamo assolutamente creare allarmismo nei cuori delle persone, soprattutto in quelle persone che magari non conoscono le scritture. Resta un fatto che su questo dobbiamo o dovremmo meglio riflettere, in quanto che se effettivamente stiamo vivendo qualche ultimo scorcio dell'ultimo secondo, dice Gesù a proposito del fico che il fico mette le sue gemme e da quello comprenderemo che arriva la bella stagione. Bene, queste potrebbero essere gemme o quei segni che preluderebbero il fatto che Gesù Cristo sta per ritornare. E prima del ritorno di Gesù Cristo tutte queste cose devono avvenire, anche perché noi predichiamo che la Bibbia è la parola di Dio e la parola di Dio è verità. Quindi quello che in questa trasmissione vi è stato presentato, vi sarà sempre comunque presentato, è un Dio che non mente, è un Dio fedele, è un Dio giusto che mantiene le sue promesse. Quindi se ha detto e ci ha fatto sapere che queste cose avverranno, certamente succederanno. Ora, se quello che è avvenuto nell'est del mondo oggi è riferito a quello che parla la Bibbia, o se è quello che sta avvenendo un po' in tutti i posti del mondo, terremoti a destra e a manca, a nord e a sud, o se i ghiacciai dell'Antartico si sciolgono e tutte queste cose qua, se il clima sta cambiando, se tutte queste cose stanno avvenendo sono perché si sta verificando una profezia della Bibbia, beh, dobbiamo un attimino stare attenti. Comunque questo di fatto, o cose come queste di fatto vengono descritte e si realizzeranno, perciò io credo che ognuno che ha orecchio per intendere è così intelligente da capire che è arrivato il tempo di meditare il fatto che dovremmo un attimino ravvederci, pentirci, ritornare un attimino a vivere quella vita sana, morale, di cui parla la scrittura, di cui parla la Bibbia, e non vivere da stolti così come hanno vissuto per un tempo, anche perché poi la fine che hanno fatto è descritta benissimo nella Bibbia, gli abitanti di Sodoma e Gomorra, no? Non so se ve ne ricordate, Sodoma e Gomorra per il loro modo di vivere, il modo di vivere dei loro abitanti sono state distrutte. Bene, io credo che molti possano arrivare alla salvezza. Sì, la Bibbia dice che chiunque crede in Cristo Gesù sarà salvato. Chiunque crede in quello che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce, certamente sarà salvato. Dio è fedele e ha parlato di salvezza per tutti. Gesù Cristo è morto per tutti. Ora tutto quello che sta avvenendo dovrebbe farci riflettere su questo e tutti dovremmo correre ai piedi della croce e dichiarare, credendolo veramente nel cuore, che Gesù Cristo è il Signore. Allora, anche se dovesse Gesù Cristo ritornare domani, fra un secondo, fra un mese, fra un anno, noi saremmo pronti per essere rapiti sulle nuvole con Lui e poter ricevere il premio, ambito di cui parla Paolo, poter raggiungere quel traguardo e ricevere il premio dal nostro Signore Gesù Cristo. Bene, abbiamo altre due domande. Una vuole rivolgere all'anziano Elpidio e vogliamo, continuando con questo discorso, ci sono profezie dell'Antico Testamento non ancora adempiute?
Sì, considerando oramai il filone che ha preso la nostra trasmissione, l'argomento fulcro che è quello del ritorno del Signore, una profezia su tutto che trova attinenza con questo argomento è quella del profeta Daniele, meglio conosciuto nell'ambiente biblico come la profezia delle 70 settimane, dove la parte finale di questo periodo, ossia l'ultima settimana, sta a rappresentare proprio gli ultimi eventi di cui parlava l'Apostolo Paolo quando scriveva ai Tessalonicesi, e nel quale si vanno ad insinuare, insediare quelli che sono gli ultimi momenti dell'ultima ora che poc'anzi descriveva il pastore Infantino. Questa profezia, che potete leggere nel capitolo 9 del profeta Daniele, parla appunto di un periodo che si va a stoppare, a fermare con la venuta del Messia, e quindi di Cristo Gesù. Noi crediamo che queste 70 settimane con la venuta del Signore, quindi alla 69esima, rimanendo un'ultima settimana, si sia fermato questo tempo, e biblicamente questo tempo viene definito il tempo della Chiesa, che è quello che attualmente stiamo vivendo. Quando poi ci sarà il rapimento della Chiesa, e quindi con l'evento poc'anzi descritto della venuta del Signore, inizierà quest'ultima settimana, una settimana che la scrittura, la profezia, definisce, descrive di 7 anni. Poi non sappiamo di preciso se saranno 7 anni realmente in maniera temporanea o anche questi 7 anni saranno un termine simbolico. In questa settimana poi ci saranno tutta un'altra serie di eventi ai quali si va a collegare il libro dell'Apocalisse, che è il libro della Rivelazione, il libro profetico per eccellenza che troviamo nel Nuovo Testamento. Eventi che hanno a che fare con l'apertura della grazia al popolo di Israele, alla redenzione di una parte del popolo di Israele, alla venuta quindi dell'Anticristo e a tutte le cose che accompagneranno l'Anticristo. Io preferisco non dirvi molto di più per cercare di lasciarvi quella curiosità che deve spingervi al confronto e alla lettura della scrittura. Bene, ringraziamo il Pidi per questa esposizione, anche se pensiamo che l'ultima settimana sia uguale alle 69 che già si sono verificate, perché se sono state 69 settimane di 7 anni, sicuramente anche la 70esima non potrà, e quindi diamo un colpo alla gioventù, la speranza di prolungare i tempi. Ma noi sappiamo invece che quella settimana dovrebbe trovare, prima di quella settimana, la Chiesa rapita, prima del ritorno reale di Cristo sulla terra, quando metterà i piedi sul Monte degli Ulivi, e ci sarà il millennio, e vi lascio anch'io le curiosità di cui parlavo, più che curiosità, interessatevi a essere fra quelli che saranno rapiti. Beh, a conclusione, la lasciamo questa conclusione al pastore Michele Passaretti. Quali importanti profezie si sono adempiute negli ultimi anni? Ecco, qui dovremmo elencare una serie di importanti profezie che si sono verificate, che chi come noi, che legge e vive ogni giorno guardando i segni dei tempi, abbiamo avuto modo di ravvisarle, però ci riesce difficile adesso fare una lunga elencazione. Piuttosto io vorrei classificarle in 5 categorie. Cinque categorie di profezie che si sono adempiute proprio in questi ultimi anni. Una riguarda il degrado morale di cui si parlava prima, e ci sono tutta una serie di profezie che parlano del degrado morale dell'uomo. In questo ci mettiamo le guerre, in questo ci mettiamo i padri contro i figli, la crescita della malvagità, l'amore che viene meno, insomma tutta una serie di profezie che riguarda il degrado morale. Una serie di profezie che riguarda, anche di questo abbiamo accennato, il degrado ambientale. E anche qui ci sono tutta una serie di precise profezie che riguardano questo campo, e
maremoti, terremoti, disastri climatici, buco dello, insomma, tutto ciò che ha a che fare con il degrado ambientale. Un'altra importante profezia riguarda il popolo di Dio, Israele. E questa profezia parlava che Dio avrebbe di nuovo riportato Israele nella sua terra, dopo circa praticamente 2000 anni di diaspora. Effettivamente in questi ultimi anni si è verificata questa importante profezia che riguardava il rientro del popolo di Israele nella propria terra. Un'altra importante profezia riguarda la Chiesa, e questa è quella che fu profetizzata dal profeta Gioele, e avverrà che negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito su ogni carne. E ormai il movimento carismatico, che è riconosciuto in tutto il mondo, che interessa le chiese pentecostali, ma non soltanto, anche altre denominazioni evangeliche, protestanti e di anche altre confessioni religiose, attesta che c'è una effusione soprannaturale dello Spirito Santo. Su alcuni hanno fatto delle stime, si parla di quasi 100 milioni di persone in tutto il mondo che sono state investite da questa ondata di soprannaturale potenza. Il quinto segno è in itinere, ancora non si è completamente adempiuto, e interessa la conversione del popolo di Israele alla praticamente la conversione del popolo di Israele a Cristo Gesù, il riconoscimento quindi degli ebrei che riconoscono in Gesù Cristo il Messia e si convertono quindi al Vangelo e si convertono quindi al cristianesimo. Bene, anche qui possiamo dire che sta avvenendo, si stanno adempiendo queste profezie, che sono molte, che interessano questo quinto segno, perché stanno nascendo in tutto il mondo, ma anche in Israele, delle chiese messianiche di giudei convertiti a Cristo, e questo è il preludio di un risveglio importantissimo che raggiungerà appunto il popolo giudeo, che si convertirà interamente al cristianesimo. A quel punto, beh, gli eventi che sono stati poc'anzi citati, il ritorno del Signore, sarà praticamente realizzato, perché il Vangelo è predicato in tutto il mondo. Naturalmente, diciamo, ai nostri spettatori è stata data una panoramica, perché ogni questi argomenti vanno approfonditi in maniera specifica, perché anche quello che sappiamo, che nella 70ª settimana del profeta Daniele ci sarà un'apertura della grazia al popolo di Israele, per cui è stato usato forse tutto il popolo, ma una parte di popolo riceverà la salvezza durante la 70ª settimana. Ma saremo più precisi prossimamente, con magari una ulteriore serie di trasmissioni parlando degli ultimi tempi. Beh, cari amici, il tempo ormai a disposizione è già quasi completamente scaduto, e nel darvi appuntamento, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, noi adesso passiamo ai saluti. Ovviamente l'ultima trasmissione parla di uno sguardo al libro dell'Apocalisse, questo libro di cui il pastore Michele giustamente ha detto da molti è guardato soltanto come un libro tremendo. Non sarà poi proprio così, e a questo punto non mi resta altro che passare ai saluti. L'anziano Elpidio Pezzella, il pastore Giuseppe Infantino, pastore Michele Passaretti e Remo Cristallo vi salutano con consueto, ma sempre fresco, salutissimo, Dio vi benedica.